Riconosciuto il nostro ospite, prima di passare la parola a lui, visto anche che si è fatto un po' tardi, devo assolutamente, mi è obbligatorio e doveroso salutare e ringraziare il comune di Campo San Martino per l'ospitalità e il patrocinio, e abbiamo anche l'onore di avere con noi l'assessore alla cultura, che è veramente una persona intelligente, sensibile, che da subito ci ha concesso la sala anche in altre occasioni, e quindi merita un nostro grande applauso, l'assessore Alessandro Gardini. Adesso arriva. Questo è il vantaggio di essere giovani, di avere una certa apertura mentale e quindi anche la disponibilità a mettere a disposizione le strutture anche per queste cose. Ecco che arriva la nostra assessora. Buonasera a tutti. Così tanti stasera. Comunque porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale e ringrazio veramente di cuore l'ospite di stasera, che so che arriva da molto lontano. Grazie a voi. E per noi è un grande onore averlo. E ringrazio naturalmente Fiorenzo e gli amici di Realtà allo Specchio che ci garantiscono sempre queste impeccabili serate. Grazie. Grazie a te. Non perdo altro tempo, dico solo il nome, signori, professor Corrado Malanga. Allora, ho preso degli appunti per dire delle cose. Senza tanti preamboli, queste sono un po' le ultime conferenze che noi facciamo, quest'anno è la penultima, poi siamo a Pescara a dicembre. Il prossimo anno faremo ancora meno conferenze, spero di non superare il numero di 5. Ho cominciato con 40 conferenze in un anno, poi sono impazzito, ho detto qui devo diminuire, se no non ce la faccio più. Allora, veniamo a noi. L'argomento di stasera è le adduzioni, le abduction, come dicono gli americani. E tutte le volte che devo cominciare un discorso del genere non so mai la platea che avrò di fronte, cioè quanto essa conosce del problema. E quindi mi merito un po', perché non so se approfondire certe tematiche oppure lasciarle un po' così. Poi però vengono fuori sempre alla fine le stesse domande. Va fatta una piccolissima premessa, questa la devo proprio fare. Tutto quello che si legge sui giornali, che passa la televisione, che a volte si legge anche su alcuni libri dei cosiddetti ufologi, io lo ritengo ciarpame. Ma non lo dico in senso dispregiativo, lo dico perché chi si è interessato del problema ufologico negli ultimi anni sono giornalisti, storici, non c'è mai stato uno che viene dal mondo della scienza. Non è che il giornalista conta meno, per carità di Dio, però ci vorrebbe anche qualcuno che 2 più 2 fa 4 ogni tanto lo dicesse. Perché noi abbiamo l'idea che la scienza sia quella di Piero Angela. No, quella non è la scienza. Cioè, io però... C'è una differenza di fondo che è legata anche al sistema con cui la gente afferisce all'informazione. No, noi abbiamo la televisione, stavo per dire voi, in effetti io non la guardo mai perché mi fa schifo, però noi abbiamo la televisione, non è colpa nostra, la televisione è ti dà un certo tipo di prodotto perché è quello che è legato alla pubblicità, che è legato ad aumentare l'indice d'ascolto, no? Funziona così. Quante volte, per esempio, avete magari assistito a un dibattito televisivo dove c'è, che ne so, un politico che parla, no? E magari è il politico del vostro stesso schieramento, che voi pensate dentro di voi, dice, ma
cazzo, ma io al suo posto saprei parlare meglio, saprei dire delle cose più convincenti. Perché questo fa dei discorsi così vaghi? È semplice. Perché se la televisione è un sistema che serve per acquisire l'elettorato, non funziona così, allora noi abbiamo l'80% di stupidi e il 20% di intelligenti. Beh, l'80% di stupidi sono più del 20% di intelligenti, quindi mi garantiranno l'80% dei voti se li convinco. Perché dovrei convincere gli intelligenti? È per questo che faccio un discorso da stupido. Perché almeno ci avrò l'80%, o almeno spero di avere l'80% di persone che mi seguiranno. La televisione non vuole fare dell'informazione, ma vuole fare dello spettacolo, perché lo spettacolo viene seguito dall'80% di stupidi che contano i fagioli nel baratto della Carrà. Ecco, e quindi non ci dobbiamo aspettare chissà che. Questo è il problema. Quindi tutto ciò che passa come informazioni sul problema ufologico, brutto termine peraltro, è sbagliato, non funziona, non è vero. Io, poverino, ho cercato di darmi una mossa e di fare in modo che venissero fuori delle informazioni reali. Il mio problema era che facevo del terrorismo, mi dicevano. Te fai del terrorismo ufologico. E certo, perché dico che gli alieni sono cattivi. E poi non è vero che gli alieni sono cattivi. Gli alieni sono alieni. Lo studio degli ultimi 20 anni del problema sulle adduzioni, cioè sui rapimenti alieni, che è la punta dell'iceberg di tutto il problema, mi ha costretto a prendere atto che insomma non va bene, che c'è qualcosa che non torna, che sarebbe meglio che le nostre autorità prendessero spunto da questi tipi di osservazioni che noi facciamo e che insomma qualcuno facesse qualcosa, perché siamo nel fango, tanto ormai ci siamo tutti. Allora, veniamo un pochino a noi. Allora, sicuramente molti di voi sanno di che cosa si tratta. In 30 secondi ci sono delle persone che dicono di essere state addotte dagli alieni, cioè prese, prelevate. Alcuni lo sospettano, alcuni lo sognano, alcuni pensano di essere pazzi. Noi che strumenti abbiamo per capire questa cosa? Che indice di credibilità dobbiamo dare a questa struttura? Ma noi abbiamo tirato fuori, io da un punto di vista di numeri. Sapete l'anno scorso, solamente attraverso il sito di UFO Machine, quanti test di autovalutazione abbiamo esaminato? 1200. Sapete in quest'anno, pubblicando il test su Facebook, quanti test di autovalutazione avevamo le prime 2 settimane dell'anno? 1600. A quel punto abbiamo chiuso il rubinetto e abbiamo detto non lo voglio più vedere, basta, non lo voglio più vedere. Cioè, io ho la scrivania, che è grande come questa, che ci sono pacchi così di test di autovalutazione, che sono posizionati in modo diverso, uno è messo così, l'altro è messo così. Se io sbaglio e ne metto uno in un altro modo, non lo trovo più, e penso di aver risposto a un test a cui non ho più risposto, e quindi dopo questo mi risponde, mi dice come, mi hai abbandonato? Te prendi un addotto, cioè colui che pensa di aver avuto questi problemi, gli scrivi, dopo 2 giorni che non gli scrivi più, lui ti scrive subito, che fai, mi hai abbandonato? Subito. E questo ti provoca un problema, ovviamente, no? Aiuto, con 16 punti interrogativi. Lei è la mia unica speranza, sono stato anche dall'esorcista. Queste sono le mail che io ricevo, che è un casino. Allora, cerchiamo di mantenere la calma. Se dobbiamo mantenere la calma, cerchiamo di capire fin dove possiamo arrivare, quali sono le nostre armi a nostra disposizione. Prima di tutto, l'addotto che viene in qualche modo da noi crede che io sia un esperto. Lui vuole da me delle risposte, perché pensa che io sia l'esperto. Io le risposte gliele devo dare. Non è che posso fare come qualcuno di qualche centro ufologico italiano, il quale non dà nessuna risposta, come vedremo fra un attimo. Allora, facciamo degli esempi, entriamo subito nel pratico. Prendiamo delle testimonianze delle persone. Allora, questa qui, ti leggo, cosa mi scrive? Così capite qual è l'impatto. Tutti i giorni io vado in dipartimento e ho queste masse di carte sulla scrivania. Eccolo qui. Le posso spiegare in sintesi, altrimenti mi ci vorrebbero 3 pagine giusto per farle avere un quadro. Premetto che ho 33 anni, un figlio di 12, vivo da sola. Credo di essere una persona sana di mente, credo, tra parentesi. Sono molto
è molto scettica, vabbè, in breve sì, da piccola ho sempre fatto sogni strani, con UFO e alieni, come protagonisti. All'inizio pensavo che mi facevo impressionare da film o fantasie varie. Mi è capitato di vedere oggetti strani, ma ho sempre trovato spiegazioni razionali. Fino a quando 2 anni fa, c'è sempre un momento in cui comincia il casino, una notte ero da sola in casa, erano circa le 4 di notte, e ricevo una telefonata di una persona, prendo il telefono, apro gli occhi e vedo una creatura sopra di me all'altezza delle linguine. Pensando che stavo facendo un sogno lucido, non gli ho dato peso, e ho continuato a parlare tranquillamente al telefono. Cioè, Caffriani, te c'hai uno che ti guarda mentre telefoni di notte e dici... Perché? Perché in quel momento hai la percezione completamente alterata. E ho cominciato a chiudere, ad aprire gli occhi, con la speranza che l'immagine sparisse, ma rimaneva lì. Allora ho attaccato il telefono e ho cominciato ad avere prima una sensazione di tipo estasi, tipo oh che bello, poi ho cominciato ad essere cosciente che non era un sogno e che la creatura stava lì e mi fissava con i suoi occhi grandi e neri. E io lo fissavo e lui mi fissava, io ero bloccata, probabilmente bloccata dalla paura. Allora la cosa piano piano ha cominciato a diventare trasparente, tipo quando la TV perde il canale e si vedono tutti i puntini, e poi è scomparso, ma io sentivo che era ancora lì. Allora mi sono girata, ho messo la testa sotto il cuscino e mi sono autoconvinto che era un sogno e che era la mia immaginazione, dopodiché mi sono svegliata la mattina alle 7. Te c'hai uno in camera che ti guarda, che compare, che scompare, ti giri e dormi. Da quel momento mi sono resa conto che ogni notte mi svegliavo tra le 4 e le 4 e 24. Ci si può rimettere l'orologio. Solo che se mi sveglio a quell'ora e tocco il telefono o la radiosveglia, si rompono immediatamente. Ho già buttato 2 cellulari e una radiosveglia, che dopo averla toccata ha cominciato a dare di matto. Perché questa cosa accade? Questa cosa accade perché te sei legato al primo impatto, cioè quella cosa è successa veramente, è accaduta veramente, e tutte le volte alle 4:24 di notte la tua parte animica, noi diciamo così, il tuo inconscio, direbbe Jung, ti sveglia e ti dice oh, ma non è che stanotte tornano. E siccome la tua parte animica ti vuole dare un segnale, la tua parte animica, cioè l'inconscio secondo Jung, usa 2 o 3 sistemi. Uno è la psicosomatica, cioè ti fa venire le bolle, ti fa venire la psoriasi, ti fa venire l'ulcera, un bubbone da qualche parte, e pensa, ora vedrai che ho comunicato a questa donna col corpo qualcosa. Te non capisci, ovviamente, e allora la tua parte animica comunica in un altro modo, ti fa esplodere una lampadina in casa, ti fa cascare un lampadario, e tutte le volte che tocchi il telefono te lo fai in milioni di pezzi. La parte animica si scopre che ha delle potenzialità che noi non avevamo mai pensato, cioè ti fai i miracoli, incoscientemente spacchi il telefono, però se riesci a imparare come si fa magari lo ripari. Ho già buttato il cellulare, eccetera, eccetera. Capite, questa è un tipo di lettera, ma lei prima, la ragazza, mi scriveva un'altra cosa. Ho trovato la sua mail in web, spero che sia quella giusta. Io ho qualche dubbio su una mia esperienza particolare di cui ho parlato ad alcuni suoi colleghi, aperta parentesi, che non so sinceramente se sono suoi colleghi, chiusa parentesi. Sono venuti a casa mia e mi hanno fatto un sacco di domande su quello che mi era successo, hanno registrato, mi hanno fatto fare disegni, hanno controllato i campi magnetici e le radiazioni. Mi hanno controllato con la lampada di Wood, hanno visto che se ero radioattiva. Poi, dopo mesi, mi hanno scritto una lettera dal CUN, Centro Ufologico Nazionale, in cui mi dicevano che volevano studiarmi meglio, dopo mesi, il mio caso, e mi hanno richiesto le lastre di tutti i tipi, solo che io non le avevo e comunque non le avrei fatte, prima perché non voglio espormi a radiazioni, anche perché mi costano un botto e sono vittima della crisi. E quindi, non avendo queste prove, mi hanno detto che li dovevo avvertire quando mi succedeva ancora qualcosa di strano. Pronto, stanotte sono venuti gli alieni. Continuamente mi succedono cose strane, durante la notte precisamente mi sveglio alle 4:24, certo, eccetera, eccetera. Solo che a me interessava di più sapere la verità, e mi interessava essere rassicurata, perché io ho paura, io non mi ricordo niente, cioè ho dei flash in cui ricordo cose stranissime, probabilmente sono sogni, probabilmente è la mia immaginazione, solo che io non voglio ricordare. Non voglio ricordare niente. La prego, mi aiuti a non ricordare. Ganzo. Questi sogni mi terrorizzano. Sono sempre sogni agghiaccianti. Alcune volte sono piacevoli, comunque mi danno irrequietezza. Non voglio che nessuno sappia niente. Che devo fare per non avere più paura? Ecco.
devi fare per non avere più paura? Per non avere più paura devi ricordare. Perché? Perché la paura non esiste. Esiste solo la paura di aver paura. La paura è legata alla tua poca coscienza. Film di Dario Argento, è notte, sta donna sta scappando e non c'è nessuno per la strada. A New York c'è sempre un casino, quella sera è deserto. Ti corre dietro qualcuno, il mostro che ti vuole ammazzare, però te non lo vedi, nel film non te lo fanno vedere. E te hai paura. Hai paura perché non sai chi è che ti insegue. Quindi perché non hai coscienza del pericolo a cui stai andando incontro. Perché se sapessi che cosa ti sta correndo dietro, scapperesti, ma avresti un altro tipo di sensazione, che non è la paura. Si ha paura solo se non si conoscono le cose. Per questo l'addotto ha paura, perché non riesce a capire che cosa gli sta succedendo. E questa è una cosa importante. Mi manda il test di autovalutazione e io dico: senti Minima, te t'hanno beccato, te lo dico in 5 minuti, non c'è bisogno del CUN. E vedi che cosa ti dice lei, perché lei insiste su questo aspetto della questione e dice: secondo lei io sono una persona sbagliata e se comunque ho paura di loro, ma non voglio liberarmi di loro? Io sono con loro, loro si interessano a me, io non so se cercano di aiutarmi o di sottomettermi, ma tanto che cambia con la realtà di ogni sogno. Sono già sottomessa e schiavizzata, tenuta senza lavoro, resa inutile dalla società a cui mi sento estranea da quando sono nata. Non è vita questa, ho pensieri completamente diversi da tutti. Mi hanno anche accusata di pensare troppo e di fare troppe domande. Ho troppa sete di sapere. Ecco, capito? Una persona intelligente che si crede pazza. Questo è l'addotto tipico, l'addotto che ti dice: non mi voglio ricordare, ho paura di ricordare, e se ricordo poi, e se questi dopo mi lasciano e non mi vogliono più bene, e se non mi vogliono più bene mi abbandonano. Perché? Perché l'adotto è già stato abbandonato dalla società, non lo caga nessuno. I suoi genitori, per carità di Dio, c'è un rapporto tremendo conflittuale tra padre, madre, figlia, perché tutti adotti in famiglia non si parlano, nessuno parla di questo problema, e quindi nasce un gelo, un muro, una cosa tremenda. I tuoi amici, quando scoprono che te hai dei problemi di questo tipo, scappano, a gambe levate, 100 metri stile libero. Una ragazza mi diceva: io non so come fare, tutti i ragazzi che vengono con me poi scappano. E ci credo che scappano. Che sogno hai fatto stanotte? Come mai c'era quello in camera alto con questi capelli ramati che ti diceva: ora ti prendo? E quello lì è scappato il giorno dopo. Ti posso assicurare che sembra una barzelletta, ma è così. Allora, qui bisogna porre rimedio a queste cose qua. Che cavolo. Allora, cerchiamo di porre rimedio. È chiaro che noi dobbiamo partire sempre dalle testimonianze. Le testimonianze devono essere chiare. Te devi dire a una persona: sì, a te ti è toccato. Punto numero uno. E poi dirgli: ora ti fanno anche un mazzo tanto se non ci stai attenta. Questo è il terrorismo ufologico. Come si fa a fargli... a liberarli dal problema? Prima di liberarli dal problema, loro devono essere coscienti che sono nel problema, glielo devi dimostrare. Si fa col terrorismo ufologico. Il terrorismo ufologico si fa: prendi l'addotto, guardi il suo test di autovalutazione, che sono queste domande che lui ti pone, o meglio, che io gli pongo, a cui lui risponde. Trovi una domanda particolare, di una sua esperienza particolare, e lo ancori a questa esperienza. Tecnica di programmazione neurolinguistica. Le ancore, che non sono una mia invenzione, io le ho solo un po' sviluppate in questo senso, ti fanno ricordare le cose. Allora, te cosa gli fai? Gli devi dire di ricordarsi le cose in un certo modo. Guarda, c'avevi questo sogno. Ah, questo è un sogno interessante. Lo sai che ce lo possiamo ricordare un po' meglio? Ah sì, come? Te non gli stare a dire: se no questo si cade sotto subito. Te, guarda, hai questa immagine, l'immagine di questo sogno, un'immagine sola, ferma, una cartolina. Questa è una cartolina ferma che ti puoi guardare dall'alto al basso, da destra a sinistra. Guarda quanti particolari si possono vedere in una cartolina. Puoi anche usare la lente di ingrandimento, che una cartolina non si muove. E lui è lì che guarda sta cartolina di questo sogno. E quando... gli dico questo, gli dico anche come fare, e i risultati anche per mail, per lettera. Guarda cosa succede per lettera. Questo è un caso del 2006,
che ho preso così, perché ogni tanto dico, devo andare a una conferenza, fammi prendere 5-6 fogli, tanto comunque pesco bene. Buonasera signor Malanga, penso di aver fatto un buon lavoro con le ancore, gli avevo insegnato come fare. Sono riuscita a visualizzare moltissimo di quel sogno che pensavo non avesse nessun continuo, e invece il continuo c'è, e come, anche se ancora non ci credo. Considerato che c'è stata un'attenta concentrazione riguardo, la prima immagine ora è molto chiara. Mi trovo in questo contenitore trasparente. Trasparente perché vedo le tre persone al mio fianco che mi guardano. La mia schiena è a contatto con il materiale. Probabilmente se fossi vestita non lo sentirei. Ebbene sì, sono nuda. Mi vedo, i piedi nudi. Ho molto freddo e poi mi vergogno molto. Sono nuda e queste persone mi stanno guardando. Provo a muovermi, magari cercando di coprirmi, ma è impossibile. Sono immobile in un contenitore che mi pressa il petto e che non mi fa respirare. Oh Dio, mi sembra di soffocare. Notate che sta parlando al presente, lei è lì dentro. Sono molto agitata, non riesco a darmi pace, il cuore mi batte all'impazzata. Aiutatemi, gli chiedo, fate qualcosa. Ma loro con il solito sorriso idiota mi dicono, stai tranquilla, non preoccuparti, tra poco uscirai da lì. Io sono infuriata, non posso sopportare questa situazione, loro devono farmi uscire adesso, perché è adesso che io sto male, e non capisco il piccolo dialogo tra me e uno di loro. O non ricordo se qualcun altro ha aggiunto qualcosa, ma sicuramente potevano essere solo parole di conforto. Comunque non vedo le mie labbra muoversi, che strano. Non vedo le mie labbra muoversi. Ma allora c'è una telecamera esterna, tu ti stai guardando dall'esterno, lei non se ne accorge di dire questo. Lei si sta guardando dall'esterno, e come può essere questo? Perché in questi momenti le centinaia di ipnosi che abbiamo fatto dimostrano che la parte animica se la fa sotto, scappa ed esce dal suo contenitore. E tu ti vedi da fuori, come se la telecamera, che la tua coscienza, ti guarda da fuori. Che strano, i nostri messaggi con la mente. Io li guardo e loro mi capiscono, e io capisco loro, e poi sono dentro ad un contenitore chiuso, anche sopra, credo. Magari loro, per voce, non avrebbero potuto sentirmi, io non avrei potuto sentire loro. Non so nemmeno da quale parte ci sono entrata, ma facendo 2 più 2 potrei esserci entrata dal lato più corto, perché se non sbaglio, dove ho la testa rimane aperto anche perché a fianco alla mia testa appunto c'è un macchinario con dei fili, e questi fili si collegano ad un casco tipo un elettroencefalogramma. Sento anche dei rumori, sembrano tipo quelli che si sentono negli ospedali. Se piazzo una telecamera sopra, nel tetto, mi vedo appunto con questo casco in testa e sento il rumore del macchinario. Io sono sveglia, gli occhi mi girano in continuazione, a destra e a sinistra. Sono molto agitata e sento terribilmente freddo. Il casco appunto ha dei fili. Potrei ricordarmelo sul nero, ma è un particolare che potrebbe essere errato. Comunque lo vedo nero, con tanti fili, e mi arriva sino alle tempie. Le orecchie rimangono fuori, i tre personaggi si muovono velocissimi. Ma che hanno? Il turbo? Sono tutti e tre uguali, che fantasia. Focalizzo la mia attenzione su uno di loro, è calvo. Non ricordo vecchio, forse non ne hanno. Gli occhi sono molto grandi, mi vengono i brividi al pensiero, sono tutti neri ed hanno una forma allungata. La bocca è piccola e fine, la testa è molto grande rispetto al corpo, però si restringe nel mento. Il corpo rimane minuto, non indossa vestiti. È fatto di pelle, e la pelle è di color grigio, marrone, verde scuro. Mi sembra rugosa, le dita delle mani sono lunghe e fini, c'è un'anomalia nella mano, forse 4 dita, e non sono molto alti, direi 1,50. E comunque dentro il contenitore non mi vedo come quando ero piccola, perché il suo sogno era di quando era piccola. No, è grande. Ma come sono adesso? Questa stanza mi sembra abbastanza grande e dovrebbero esserci almeno 2 porte. Queste porte non le vedo, forse non ci sono, rimangono aperte in una, ci dovrebbero essere delle scale che scendono giù, e nell'altra un corridoio. Mi controllo dentro il contenitore, ora ho gli occhi chiusi, credo di essermi addormentata. I tre ci sono ancora e si muovono sempre velocemente, la telecamera dall'esterno funziona bene. Qualcuno si sposta e poi mi ritorna, qualcuno altro fruga il macchinario. Ora mi sposto. Il mio corpo rimane nel contenitore, ma io riesco a vedere dall'altra parte della stanza. Credo di essere uscita dal mio corpo. In questo momento vedo 2 cose verticali, tipo 2 box doccia tondeggianti. Ci sono 2 persone dentro, una per contenitore. Mi sembra di non conoscerli. Stanno galleggiando sospesi in un liquido blu aspro. Mi sembrano uguali. Hanno la testa abbassata. Forse sono morti annegati. Mi sembra un uomo
ed è nudo. Anch'esso attorno a questi cosi verticali vedo una lucertola, ma la vedo da dietro ora, mi sembra di colore verde, ha la pelle ruvida tipo quella di un coccodrillo, ha una lunga coda che poggia per terra, è molto alto, forse 2,5 metri. È grosso, si regge in piedi, ha 2 zampe e 2 braccia, il muso rimane allungato e la pupilla dell'occhio è verticale, colore rosso, e il resto dell'occhio dovrebbe essere bianco. Questo lucertolone osserva i cilindri e probabilmente c'è anche lì un macchinario, credo lo tocchi. Ha delle unghie lunghe, la mano è tozza e le dita sono 5. Si muovono lentamente e in modo particolare. Ancheggia a destra e a sinistra, come fosse ubriaco. Il varano di Komodo quando cammina. Nei documentari del National Geographic. Il passo mi sembra rumoroso, tum, tum, tum. Forse perché lui è pesante. Stavo pensando che c'è qualcosa che separa dove sono io e dove ci sono i contenitori verticali. La donna non lo sa, c'è una parete di cemento. È una parete che copre la stanza per metà, forse neanche metà. Comunque questa parete ora è ben visibile. Ho pensato anche che dove sono io c'è luce, mentre dove ci sono i contenitori verticali rimane più buio. E il colore sul blu, credo, indubbiamente più scuro rispetto all'altra parte. Questo è quanto. Mi sono stancata e credo si sia stancato anche lei a leggere tutto questo racconto. Mamma mia, la ringrazio, a presto, con il nome. In diretta da un'abduzione. Con le ancore, te li fai ricordare questa cosa, le ancore funzionano in un modo tecnico e tutti ovviamente ricordano le stesse cose, la luce blu, il muro verticale di cemento che divide il cilindro orizzontale dai 2 cilindri verticali che stanno nell'altra stanza dove c'è questo liquido blu-verde, dove c'è a galleggio l'alieno. La parte animica esce, entra nell'alieno, gli ridà vita e poi viene presa e riportata nel contenitore originale. Che meraviglia! Le ancore sono potentissime. Mi ricordo una ragazza. Sì, facciamo questo. La ragazza. Con Skype si può lavorare molto bene, perché io lavoro con l'America, gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, con la Spagna, lavorando e risolvendo o tentando di risolvere dei casi che sono lontani da me. Tutti italiani, perché è importante, la programmazione neurolinguistica è la lingua che conta, è il potere della parola, quindi devi conoscere la tua lingua, se no io con un inglese non mi viene bene, anche se fossi un perfetto conoscitore della lingua inglese. Devo far lavorare un inglese su un inglese, se no non funzionerà mai. Perdiamo del tempo. Il potere della parola. Ogni virgola ha un potere incredibile. Se sbagli la virgola sei rovinato. Mi scrive una ragazza dall'Inghilterra, lavora lì da 9 anni, si è recentemente laureata, sta cercando lavoro, si è laureata in psicologia con indirizzo teatrale. 9 anni, quindi conosce molto bene l'inglese, una ragazza napoletana. Questa ragazza mi scrive una mail, mi dice: senta, io l'ho trovata su internet, lei è anche strano, le sue teorie sono incredibili, ma sa che lei scrive delle cose strane. Sa, io non è che a me ne frega niente degli alieni, però ho un ricordo che forse lei mi potrebbe aiutare a ricordare. Un ricordo che mi angoscia da quando avevo 5 anni. Non ho mai risolto questa cosa. Non è che potrebbe aiutarmi a ricordare. Di cosa si tratta? Guardi, io un giorno avevo 5 anni, ero a casa a Napoli dei miei genitori e stavo giocando sulla lavatrice, ero seduta sulla lavatrice e stavo giocando, non mi ricordo cosa stavo facendo. Il problema è che mi sono risvegliata con un trauma cranico all'ospedale e questa cosa io non l'ho mai capita. Mio zio mi ha detto che mi ha trovato con la testa spaccata nel corridoio, ma come ci sono arrivata nel corridoio? Mi piacerebbe proprio capire questo problema che io mi porto dietro da tutta la vita. Gli dico, senti, perché tanto lo so, senti, mi fa il test di autovalutazione, mi fa un test di autovalutazione, dico, Nini, ma te sei il casino fino al collo, cioè le tue domande sono, le tue risposte sono risposte che mi fanno pensare che al di là ci siano delle cose molto interessanti, perché non ci vediamo una volta su Skype e ne parliamo? Ah, ci diamo un appuntamento, bene, senti, ti piacerebbe ricordare un pochino di più questa cosa? Sì, sì, allora guarda, c'hai un ricordo di questa cavolo di lavatrice, di dove sei? Sì, sì, c'ho una lastra fotografica. Guardala bene. Guardala bene, la lastra fotografica è ferma, è una cartolina ferma. È ferma. Così che tu la puoi guardare da destra alla sinistra, dall'alto al basso. Guarda, com'è fatta la luce? La luce viene dalla finestra. Si vede il pavimento? Sì, di che colore è? Giallo. Tu come sei vestita?
c'ho le scarpette, e comincia a parlare al presente. C'ho le scarpette rosse di quando ero bambina piccola, mi dice una cosa così, è un vestitino fatto così e così. E cosa stai facendo sulla lavatrice? Sto pettinando la mia bambola. E parte. Ma spazzola è una spazzola che non funziona, ha perso tutti i denti. Come fa mia zia a pettinarsi con questa spazzola che non funziona? E mentre sto pettinando la bambola, lei è già entrata nel personaggio. E ora cosa succede? C'è quel signore alto dietro. Il signore alto dietro? E chi è? Non lo vedo. Scusa, se non lo vedi come fai a sapere che è alto? Penso dentro di me. Perché prima o poi lo vedi. Perché poi lo sai che è alto. E che cosa fa? Ma non lo so, è nero. Ed è lì dietro. E poi cosa succede? C'è la solita luce che entra dalla finestra del bagno. Ah sì? E che luce è? È quella luce che tutte le volte che passo dalla finestra loro mi prendono. Perché ci sono anche quelli piccoletti lì, sono dei così piccoli lì, sotto la lavatrice, che sono due, che mi guardano e aspettano che io scenda dalla lavatrice. No, io non scendo dalla lavatrice, Se scendo dalla lavatrice mi portano fuori dalla finestra, come l'altra volta. E io, vai, perché a me mi viene da ridere poi, capito? La scena è drammatica. E poi ce n'è uno di questi piccoletti che è salito sulla lavatrice e c'ha la bacchetta in mano, quella che dà la scossa, e mi spinge con questa bacchetta perché vuole che io scenda dalla lavatrice. E a un certo punto io cado di sotto dalla lavatrice e loro mi portano fuori, non mi posso più muovere. E ora vedo anche quell'altro, quello nero, che sta là dietro. Cosa assomiglia? Non lo so, è alto. Guardalo bene che da lì si vede bene. Sembra una cavalletta. Vabbè, andiamo. E ora che succede? E ora sono dentro una stanza tonda e c'è un lettino di ferro. Fa caldo o fa freddo? Lo aggancio subito cinestesicamente alla colonna sonora. È freddo. E ora cosa succede? C'è questo qui che cammina, quello alto, la cavalletta, che ha dei ferri in mano, che mi viene d'intorno, mi guarda, poi va verso laggiù che c'è quel... C'hanno dei ferri, senti un rumore di ferri. Ma io non ci voglio stare qui, io voglio tornare a casa. Non ci voglio proprio stare qui. Ora mi sono arrabbiata, scendo dal lettino. Lei scende dal lettino. E cosa succede? Che questa specie di cavalletta gigante mi viene dietro e mi dice nella testa che non devo andare via, ma io me ne frego. Gli punto una mano contro e lui si ferma. È come se fosse bloccato dietro una parete invisibile. Non si può più muovere, questa volta mi è proprio stufato questo qui. Ora lo brucio. E cosa succede? Quelli piccoletti non sanno più cosa fare, si muovono in agitazione e ora di fretta mi portano a casa, finalmente mi portano a casa. E cosa succede? Che scendo da questa specie di tunnel, scendo nel tunnel, sto entrando nel corridoio, trum, di testa. E lì si spacca la testa. E lo zio lo troverà e la porterà in ospedale. Questi si sono cagati sotto e l'hanno ributtata con un po' troppa velocità nel suo ambiente, che era il suo corridoio. Non hanno perso tempo a rimetterla lì sulla lavatrice. Ma questo dimostrava una cosa, che la ragazza era stata in grado da bambina piccola di difendersi dall'alieno. Come? Col suo atto di volontà. Non ci avremmo creduto 5 o 6 anni fa che la cosa poteva essere possibile. Invece lei aveva con la mano fermato l'alieno. Perché questo è possibile. Lei non aveva neanche coscienza di quello che gli era successo. In parte si stava liberando del suo problema, ma l'inconscio gli aveva detto: guarda, scrivi un po' una mail a quel disgraziato che sta in Italia, che così lui ti dice esattamente che cosa è successo. Lei lo sapeva inconsciamente benissimo cosa gli era successo, ma a livello cosciente no. In una seconda trattamento l'abbiamo preso, lei si rende conto di essere nel problema, si incazza, l'abbiamo presa e l'abbiamo portata fuori dal problema in una sola applicazione, una 50 minuti di trattamento senza ipnosi. Oppure c'è Fabio è un signore di Firenze, mi scrive e mi perseguita da mesi, vuole sapere tutto sulle adozioni eccetera eccetera, e si preoccupa della figlia. Ma se io fossi adotto, mia figlia poverina, ma io non sono adotto, io ho capito, se non sei adotto perché mi rompi le balle, cioè sempre questa cosa, no? Un giorno finalmente mi viene a trovare
a Pisa, io sono qui, seduto qui, e lui è seduto qui, questa è la mia scrivania. Quello che succede dopo un po' è che io mi rompo le balle e gli apro la testa, gliela apro in questo modo, non un cazzotto col cranio, ma con le ancore. Allora guarda, io c'ho solo un episodio di quando ero piccolo, come che sia, un episodio in cui ho visto un UFO. Ah, hai visto un UFO? Sì, era io con la mia cuginetta, la mia sorellina, mi dice, e altri due o tre amichetti nel paese. E che cosa hai visto? Una palla luminosa, una sfera che fum, mi è venuta sopra la testa e poi si è, se n'è andata, è sparita. E noi gli siamo corsi dietro, tutti quanti eravamo piccoli, e poi cosa è successo? È sparita. Sì, ho capito, ma poi cosa è successo? Io sono andato in negozio da mio babbo e gli ho detto, abbiamo visto un UFO. E il mio babbo mi ha preso per il culo, 5 anni. È strano però, perché e poi io l'ho chiesto anche alla mia cuginetta, lei non si ricorda niente. Cioè, ma anche sconfessato, capito? Io mi ha fatto fare la figura del pirla, si direbbe a Milano. Dico, senti, noi vogliamo ricordare meglio questo episodio. Te cosa ti ricordi? Che questa sfera luminosa arriva fino laggiù in fondo, il viale, c'è il viale del paese, e poi si ferma lì per un attimo, e poi dopo scompare. Allora fermo. Guardiamo l'immagine in cui te c'è questa bella palla luminosa davanti. E voi, cuginetti, piccolini, amichetti, eccetera, eccetera, la state guardando. Guarda! La vedi bene? Sì, sì, la vedo bene. Al presente. Te lo devi portare sempre al presente. La vedo bene. Lui è lì. Gli occhi non gli si muovono più a destra e a sinistra, ma è centrato. Cioè lui ha davanti la fotografia. Sul visivo viene bene questo qui, perché il soggetto visivo ricorda bene le immagini. Occhi lo ancori così. Guarda, di che colore è? E cominci a chiedergli cose di cui a te non te ne può fregare di meno. Di che colore è la palla? È gialla, verde, rossa, eccetera, eccetera. Che colore ci sarà nel cielo? Il cielo è azzurro, eccetera. Te come sei vestito? C'ho le scarpette. Chi se ne frega? In quell'istante però te lo ancori all'immagine e a quella sensazione, fa caldo o fa freddo? È caldo. Si sente qualche rumore? No, sicuramente non c'è nessun rumore. C'è qualcun altro in giro? No, non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Quando succede il momento che si blocca lo spazio-tempo, te ci sei solo lì, sei solo te lì in quel fotogramma. Gli altri esseri viventi, compreso il pesce nell'acquario, non ci sono più. L'unico essere vivente o gli unici esseri viventi sono quelli che subiranno l'adduzione. È una questione tecnica questa. E ora cosa succede? E ora guarda l'immagine dall'alto, perché lui va avanti nel ricordo e non si ricorda più. E dopo sono andato dal mio babbo in negozio, fermo, non è un problema. Te stai ricordando tutti i fotogrammi, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto non te lo ricordi più. C'è uno stop. È inutile sforzarsi nel ricordare il quinto, ricostruiamo in un altro modo. Se qui c'è lo stop, io mi voglio ricordare il sesto fotogramma. Il quinto me lo ricordo in un altro modo. Guarda, facciamo un gioco. Sai che la tua testa può guardare anche come se noi guardassimo dall'alto? Per esempio, come la vedresti questa immagine fissa se tu hai una telecamera posta in alto che ti guardi? Te dall'alto. È semplice, lo potete fare anche voi, cioè guardate questa matita. La guardate bene, poi chiudete gli occhi e la vedete, la potete fare anche ruotare, la potete far cambiare di colore, cioè potete fargli quello che volete virtualmente nel vostro cervello. Come vedi questa immagine se la guardi dall'alto, la telecamera dall'alto guarda? Ci sono i miei cuginetti qua e là, eccetera, eccetera. Bene, ora contiamo fino a 3 e poi muoviamo la telecamera, muoviamo l'immagine. Guarda, cosa succede in questo gioco? È un gioco, te gli dici, è un gioco, perché lui è tanto non ci credo. Che ti frega? È un gioco, è un gioco, che lui chissà pensa che serva chissà che cosa, è un gioco, vai avanti nel gioco. E noi corriamo. Gli stai facendo, ora che gli hai fatto ricordare il quinto fotogramma, che c'era lo stop qui non ti devi ricordare, prendi la telecamera e gliela rimetti nella testa. Il sesto fotogramma non ha nessuno stop, quindi puoi andare avanti e ricordare tutto. Stiamo correndo verso quella palla luminosa. Ho un flash. Mi sembra di essere sul campanile della chiesa. Mi guarda e fa, non posso essere sul campanile della chiesa, il portone del campanile è sempre chiuso. Non ti preoccupare, vai a vedere cosa succede. Noi stiamo correndo, sì, stiamo correndo e andiamo a toccare quella palla, E si gira lui, è seduto lì, si gira e fa, ma il campanile della chiesa è aperto.
Lì non ci sono più, c'è il campanile della chiesa lì. E che succede ora? Saliamo tutti quanti per andare in cima. Perché? Non lo so. E in cima cosa c'è? E in cima mi vedo come se sono aggrappato alla chiesa che qualcuno mi sta tirando via. E cos'è? È una specie di buco che si è aperto qua davanti e vengono questi strani esseretti piccoli, alti 1,20 m, con tre dita e il pollice opponibile, che mi tirano. Ma i miei cuginetti non ci sono più. Hanno preso loro. Non è che prendono sempre tutti quanti. Ora hanno preso loro, a me mi lasceranno in pace. Così. Come l'altra volta. Come l'altra volta. E invece no, prendono pure lui e gli fanno un gesto a tutta la famiglia. E poi? Perché se no sembrerebbe un coitus interruptus. Te gli devi far ricordare tutto, anche il ritorno. No? Il ritorno. Si apre il muro, eccetera, eccetera, e loro li riportano sul campanile. Loro scendono e ognuno se ne va a casa sua, senza raccontarsi niente a nessuno. Solo lui avrà un flash e poi dal babbo gli dirà: ho visto una palla luminosa, ma non si ricorda niente del campanile, niente. Però le ancore sono potentissime. Il panaio, io ho segnato delle cose, il panaio, tanti anni fa. Scrivo un articolo, fanno un articolo sulle mie ricerche tanto tempo fa, almeno 10-15 anni fa, sul Tirreno, a Pisa. Conoscevo una giornalista che si chiamava Bardelli, che aveva un po' iniziato a questa problematica e ogni tanto gli davano lo spazio per scrivere delle cose. Abbiamo fatto un convegno, un congresso lì, e se ne è venuto fuori un articolo sul giornale. Mi sento telefonare a casa: senta, sono il signor Tardetardo, non mi ricordo neanche come si chiama, avrei bisogno di parlarle perché lei ha scritto delle cose. Mi viene a trovare lui e la moglie, un signore, un cristone alto 2 metri, un omone, con la moglie, e la moglie mi guardava e faceva: e mi racconta questo omone, molto impressionato, mi porta dei disegni, mi fa vedere delle cose, dice: guardi, io sono impazzito, ci sono delle cose che non mi tornano. Al semaforo, ho perso 3 ore al semaforo l'altro giorno, non so cosa è successo tra il rosso e il verde, e poi soprattutto quella sera, ma sa, dice, io ho 2 panetterie allora, che non sono a Pisa ma sono fuori, e siccome la seconda panetteria l'avevo aperta da poco, volevo studiare delle luci che servissero per così, richiamo dei clienti, così una sera avevo anche l'autoradio nuova in macchina, e così esco un attimo, accendo l'autoradio per provarla, e a un certo punto vedo laggiù in fondo delle luci, dico: oh, guarda, deve essere un negozio, era buio, mi fai andare a prendere qualche spunto per le mie luci che devo fare? Solo che mi sono trovato in un posto che non ho capito cos'era, era tutto buio, ho perso la strada, e vabbè, dico, e ora cosa succede? Le ancore, erano i primi tempi che usavamo le ancore, sicché non sapevamo neanche come comportarci. E allora mi si è fermata la macchina, e poi e la radio non funziona più, non funziona, no, non funzionava, non funziona più. E ora cosa succede? Che io sono fuori dalla macchina. E davanti a me, in alto, c'è una cosa tonda, grande. E lui comincia a piangere come un vitello, un omone di 2 metri. Ma io non ci sono andato sotto a quel coso, non lo so mica come è fatto quel coso sotto, mi dice. Stravolto. E la moglie che mi guardava, stravolta. E lui lo sapeva benissimo cosa c'era sotto, perché lui c'era stato sotto. E proprio quando si apre questa specie di apertura, che lui viene tirato su, lui capisce di essere nel problema in quel momento. E il terrore lo invade totalmente, perché pensa che non ci può fare niente. Gli alieni sono quelli, mi hanno preso, mi hanno fatto un contatto. Questo è un caso che io
Gli ho detto, guardi, possiamo lavorarci dell'ipnosi, non è un problema, parliamone, non vi preoccupate. Gli ho spiegato tutto, cosa fanno, cosa non fanno, eccetera, eccetera. Ah, sì, sì, va bene, la settimana prossima torno, non sei più fatto vivo. Passano degli anni, mi ritelefona. Non ce la faccio più, faccio sempre gli stessi sogni, qui è un casino. Io gli dico, guardi che noi abbiamo i metodi per tirarla fuori. Perché non ci vediamo la settimana prossima? Ah, va bene, allora le ritelefono, prendiamo un appuntamento e non l'ho più visto. Questo è uno dei tanti che non ha il coraggio di andare avanti, perché pensa dentro di sé che non ce la potrà fare. E invece non è vero, ce la puoi fare, assolutamente. Le tecniche delle ancore sono potentissime. E poi, voglio dire, andiamo a vedere cosa succede con i bambini piccoli. Perché? È mio figlio, e ora come faccio? No, non ho paura per me, ma mio figlio o mia figlia. Facciamo un esempio. Egregio professore, gradirei contattarla anche per email. Questa è una lettera del 2006. Per adesso, solo per email per adesso, circa un caso di probabile adduzione riguardante mia figlia di 12 anni, mi chiamo Tal di Tali, faccio il medico chirurgo presso l'ospedale Tal di Tali, grazie, eccetera, eccetera. Io cerco di capire, dice, le mando un disegno che ha fatto mia figlia, 12 anni, questo, lo faccio vedere anche qua dietro, ecco di qua. Gli dico, facciamo il test di autovalutazione a sua figlia, guardi, sua figlia è un casino, è andata male questa volta. Scopro che lui scrive al CICAP, lo scopro perché io sono una merda e ho dei canali informativi allucinanti. Scopro che lui scrive, non si fa più sentire da me, scrive al CICAP, il CICAP pubblica una lettera sul suo sito, io lo riconosco che si tratta di lui, lei, il CICAP dice, no, le teorie di Malanga sono tutte stronzate, galattiche, gli alieni non ci sono, stia tranquillo, sua figlia ha solo bisogno di, è un problema psichiatrico, benissimo. 2006, siamo nel 2010, sono andato a fare un convegno dalle parti di Nuoro, dove lui abitava, l'ho rincontrato. Siamo stretti la mano, sa, e ora è un problema perché mia figlia, io, dico, ma lei aveva scritto a CICA, sì, ma loro non hanno saputo darmi spiegazioni, e ora ha capito qual è il suo problema, ha capito, l'ha dovuto capire da solo, ci ha messo 4 anni, 5, però io di più non posso fare, perché devo aspettare che lui capisca, se no non ci si può fare niente, è la tua volontà che ti guarisce in qualche modo, no? Un po' come Gesù Cristo, che faceva i miracoli, al di là del fatto che la figura di Gesù Cristo è una figura tecnicamente e storicamente inesistente, perché Cristo è Krishna, e quindi è una figura archetipica, storica, ideica, non reale. Allora, bambino piccolo, questa ragazza qui, ciao, ti mando il Marit della bimba, il Marit è un test, Marit, che è un test multimediale, interferenziale, che noi ci siamo inventati qualche anno fa, per i bambini piccoli. È la bimba che ha 10 anni, no, e che un giorno al ristorante con una pennettina su un fazzolettino di carta, il tovagliolino di carta, fa i disegnini degli uffi. Allora ecco cosa scrive la bambina. Ero in una camera piena di gas soporifero e c'era un buco nella parete e c'erano tanti teschi e c'era il dragone che sputava fumo dalle narici perché era arrabbiato. Era arrabbiato perché non riusciva a prendere il quorum, dice la bambina di 10 anni, che era nella teca di vetro. Il quorum che era nella teca di vetro. E siccome lei, la strega, non gli dava quello che voleva, lui non poteva andare di là e non poteva più uscire dalla grotta e andare nell'altro regno, quello delle streghe. Allora, noi non capivamo che cosa voleva dire tutta questa cosa, ma ora sappiamo esattamente che c'è l'alieno che cerca di prenderti questa energia, questa parte animica, per tornare nel regno di là, dove abita un posto tecnicamente di... Il diavolo l'avrebbero chiamato, che sta all'inferno, avrebbero detto nel 1300. Il diavolo che allora si chiamava diavolo e che oggi si... o angelo...
e che oggi chiamiamo alieni, semplicemente perché abbiamo dei requisiti tecnici e scientifici maggiori e quelli che una volta pensavamo fossero. E mi ha detto, l'amico è fatto così. Mi ha detto pure che Annie, un personaggio dei cartoni animati, Little Einstein, gli tocca il pancino. Inoltre con l'amico c'era un'aquila. Allora, quando la ragazza scrive c'era un'aquila, noi non avevamo ancora fatto la ricostruzione grafica dell'alieno uccello, quello che c'ha questo piccolo gigante che ha alto 4 metri, che c'ha qui nel mezzo qualcosa, che io paragono poi a Shiva, perché Shiva è quello che ha il terzo occhio. Mi ha detto pure che anni, dunque, aspetta, l'amico è vittoriano, la bimba ha una serie di fonemi che sono ancora limitati, non abbiamo assolutamente capito che cos'è vittoriano, no? Mi ha detto, allora io gli ho chiesto che l'amico è un grigio e lei si è convinta, no, è vittoriano. Noi non sappiamo assolutamente cosa voglio dire. Però rendetevi conto come dai racconti di questi bimbetti viene fuori la realtà che sicuramente non può essere filtrata da tutti i film di fantascienza che magari noi abbiamo visto. Non fanno parte di queste cose della loro cultura. Sono incastrate nel loro DNA? No, le hanno viste realmente. E le descrivono in un modo piuttosto chiaro, mi sembra, no? Guardate. La simulazione flash, ecco, la simulazione flash è qualcosa, una nuova tecnica che noi abbiamo messo a disposizione, ogni tanto prendo il controllo del tempo, per fare prima tirare fuori i soggetti dal loro problema, già, perché prima mi ci volevano 2 anni di ipnosi per tirar fuori uno dal suo problema. E poi non lo so fino a che punto riuscivamo. Ora, in una sola applicazione, 50 minuti, se le cose vengono correttamente condotte, c'è la speranza di tirare fuori questo soggetto. Se poi non ci si riesce in una sola applicazione, ne facciamo 2. Però i risultati sono estremamente positivi, tranne che per alcuni casi in cui ancora dobbiamo lavorare per migliorare la metodologia. La simulazione flash si basa su delle tecniche che sono l'evoluzione delle ancore, tutto sommato. Perché te gli fai simulare un volo, la tecnica del volo. Gli dici, guarda, si fa così, si prende... immaginati questo scenario, nella tua testa, te sei lì che voli, c'è presente Superman nel film? Voli. Bene, però ti dico anche dove. Te voli nella tua testa in uno scenario dove c'è l'acqua del mare fino in fondo, dappertutto. Poi c'è un'isola da qualche parte e poi c'è il sole da qualche parte e te voli lì nel mezzo. E solo che mentre voli, te bisogna che mi fai la telecronaca di quello che stai facendo lì, in quell'ambiente virtuale che ti sei immaginato nella testa. E mentre voli, te mi fai la telecronaca e così io capisco che cosa stai vedendo. È un trucco. Ovviamente, per far funzionare il cervello in un certo modo, volo. Guardate cosa vuol dire. Noi stiamo lavorando su quelli che sono gli archetipi, l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, dove te, con questi che sono gli elementi fondamentali, che gli antichi alchimisti chiamavano anima, spirito, corpo e mente, non altro, te ti trovi dentro te stesso. E a un certo punto dici, guarda, mentre volo, come sei vestita? Chi se ne frega come sei vestita? Mi serve perché concentra un attimo l'attenzione sul come sono vestita. Guarda, laggiù in fondo, vedi? C'è un puntino luminoso sospeso a metà altezza. È lontano, quindi non si vede cos'è. Guarda, ora te ci volerai vicino e mentre mano a mano che ti avvicini, questo puntino diventa più grande e alla fine capisci che cos'è, uno specchio sospeso a mezza altezza e te, con una grande frenata, ti ci metti davanti. Oh, ti guardi, come è fatto lo specchio? In quell'istante il soggetto è davanti allo specchio. Lo specchio è un potente archetipo. Vedete com'è il problema degli archetipi? Anima,
spirito, mente, insomma, queste tre cose che noi abbiamo dentro, parlano in un linguaggio archetipico, un linguaggio che è il linguaggio universale, con i mattoni dell'universo. La mente poi traduce questi archetipi in fonemi, in immagini, per farti capire, come il linguaggio macchina del computer, che te non lo capisci, però poi c'è un traduttore. Si può fare il contrario, imponi degli archetipi e avrai la comunicazione con la parte animica. A ritroso, è un equilibrio. L'archetipo dello specchio. Lo specchio è fondamentale, lo specchio è quella cosa che è lo specchio dell'anima, si dice molte volte. La tua immagine speculare, il diavolo non ha l'immagine speculare, il vampiro non ha l'immagine speculare. Perché? Perché inconsciamente l'archetipo è, se te non sei animico, non hai immagine speculare. L'alieno non ha immagine speculare, non può passare dall'altra parte dello specchio. Dall'altra parte dello specchio c'è una zona, gli dico, dove ci sei solamente te e la tua parte animica. È una zona senza tempo, dove tu e la tua parte animica, senza nessuna interferenza, potete andare. Ora conto fino a tre e poi tu volerai dentro lo specchio. Uno, due, tre. Fum. Come è fatto di là? Tutto buio. Bene. Di là non ci sono i fotoni non si possono muovere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il signor Costlin, che è un neurofisiologo, ha studiato la parte del cervello che immagina le immagini e ha capito e ha dimostrato che questa parte del cervello funziona come un computer, ma soprattutto che le regole della fisica che valgono nella realtà che ci circonda sono le stesse regole della fisica che valgono all'interno della tua testa. Esempio, se voi dovete immaginare una pallina di gomma che rimbalza su una superficie, lasciate andare la pallina nella vostra testa e la vedete. Rimbalza, rimbalza, non cade semplicemente, rimbalza. Chi glielo fa fare? Perché la pallina sta seguendo le leggi della fisica. Da questo punto di vista, lo specchio di là non c'è la luce, perché la luce si è fermata di qua. Di là c'è una zona atemporale. Tu passi di là e poi gli dici, guarda, cerca. Ci deve essere la tua parte animica di là, guarda, dov'è? Cercala, è là, è laggiù, la vedo, è una palla luminosa. Vai a vedere un po' chi è, vai un po' a dire, scusa, buongiorno, lo sai che tu sei la mia anima? Cosa ti risponde? Sì, lo so, è la testa. Sì, lo sai che questo contenitore viene preso? Sì, ma ha detto che lo sa. E allora cosa ci vuol fare? Ah, perché, si può fare qualcosa? E comincia a parlare con la tua parte animica. Sei al di là dello specchio. Parli con dentro di te, non c'è più nessuna interferenza lì, perché sei dalla parte di là ci sei solo te, la tua parte animica, la tua memoria inattiva, il tuo lux, il tuo parassita, il tuo tutto quello che c'hai, l'alieno del mondo, è di là. E a quel punto la tua parte animica gli dici se si vuole liberare del problema. E attraverso tutta una serie di blocchi, di memorie, di cose, di problemi, noi riusciamo a far dire alla parte animica che si vuole liberare. Dopodiché tutta questa serie di moduli vengono impiegati nel trovare i microchip che ha nel corpo. La parte animica ti guarda da fuori, processo di distacco dal corpo, ti guardo da fuori, processo di dissociazione, viene detto. Quando te ti guardi, non so se ci avete mai fatto caso, credo di no, se voi vi immaginate che vi state guardando dal fuori, quello che accade è che voi non ve ne accorgete, ma è il vostro emisfero destro che sta lavorando all'80%. Con un processo di dissociazione. In quell'istante, all'80% quello che sta lavorando è la vostra parte animica. Non associati, quindi, come vi state vedendo ora, dall'interno verso fuori, che allora è il vostro lobo sinistro che sta facendo questo tipo di processo. Voi l'avete automaticamente, e inconsciamente perché voi non lo sapete, estromesso il lobo sinistro. State lavorando solo col lobo destro. O principalmente con quello. E guardate tutto da fuori. E così la parte animica da fuori gli dico, guarda, ci sono delle cose dentro questo contenitore che non sono le tue. Eh sì, ci sono delle palline. Dove sono? Qui, 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 qui. E lei ti dice immediatamente dove sono posizionati tutti i microchip. Ne sbagliasse uno. Egli... Era una domanda? Dimmelo. Vale anche per i mancini, assolutamente. No, 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 vale anche per i mancini. Ma a proposito dei mancini poi ne parliamo. Quello che succede è che noi si dice alla parte animica, guarda, queste cose non sono tue, te le devi liberare. Eh sì, me le devo liberare, come si fa? Basta volerlo. Illumina,
con il tuo raggio, con la tua volontà, queste cose, e farle scomparire. Nel tuo futuro non ci sono più, ci sono delle tecniche particolari, il linguaggio è molto importante, il tono di voce è importante ugualmente, e lei elimina sti microchip, e sti microchip non ci sono più, dopo non ci sono più, prima c'erano, dopo non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la parte animica fa i miracoli in qualche modo. Prima l'addotto non può mettere il telefono all'orecchio che gli fa tutti questi strani squilli solo se l'orecchio destro, perché l'orecchio sinistro non glielo fa, no? Quando la parte animica scopre che dietro l'orecchio c'è un microchip che interagisce con i megahertz del telefonino, glielo fai bruciare e dopo lei può telefonare tranquillamente per il resto della sua vita e non avrà più questo problema. A proposito di microchip, perché queste sono cose reali, i microchip noi li troviamo veramente, non è che ce li siamo immaginati. Ho lavorato su una ragazza diversi anni fa, che si è poi liberata dal suo problema. Questa ragazza mi telefona un giorno e mi dice, erano passati già un annetto, forse due anni, da quando avevamo fatto l'ultima ipnosi. Con questa ragazza ne avevamo già fatte 6 ipnosi, quindi avevamo già ridotto molto il numero di ipnosi necessarie per portare fuori una persona dal problema. Bene, a un certo punto quello che succede, e la ragazza mi telefona e mi dice, mi è successo un incidente con l'automobile. Dico, ah sì, ma dice, io ero fermo al semaforo, ma uno col tir, li chiamano intercooler, non a caso, mi ha praticamente sfasciato e io con l'automobile sono andato sotto il camion che avevo davanti. Per togliermi dal problema, 2 ore e mezza di fiamma ossidrica con i pompieri. Dice, io non è che me la sono tanto presa, ogni tanto uscivo fuori dal corpo, guardavo, perché poi quando ti hai fatto tutto il processo, la tua parte animica sa come gestire la cosa, fai miracoli, nel vero senso della parola. Poi insomma, era un po' sporca di sangue, mi hanno portato all'ospedale, ma non c'avevo niente di rotto, però chiaramente cosa mi fanno? Subito l'attacco. E lì è stato il problema. Mi hanno visto sai, ti ricordi quel microchip che avevamo disattivato in quelle ipnosi? Dico sì, me l'hanno visto. Noi allora disattivavamo il microchip, no? Con questo sistema. Non li eliminavamo fisicamente dallo spazio e dal tempo. Mi hanno trovato e hanno detto, ma questo cos'è? Lei c'ha un pezzo di ferro in bocca, cos'è questa cosa? Sai, io non è che gli volevo dire, sai, un giorno io c'ero gli alieni, mi hanno messo il microchip nel coso, masto ideo qui, ce l'hanno tutti. E allora lasciati un po' fare, però questi hanno preso la mano, no, ma lei questa cosa se la deve togliere. La mandiamo a Parma all'istituto maxillo facciale perché lei si deve operare. No, ferma, non ti fa mettere le mani addosso, questi non c'hanno mica la tecnica dell'alieno. E poi sai, è un casino perché lì si sono messi a studiare sta cosa. Innanzitutto hanno fatto la foto della densitometria con la TAC, con la TAC, perché la risonanza è no, non possiamo fargli la risonanza, se questo è un coso di ferro che si muove, non gliela possono fare. Allora gli fanno la TAC, gliene hanno fatto una, due, tre, con sta cavolo di TAC, a un certo punto fanno la densitometria e scoprono che questa è la densità 6, la densità del carborundum, cioè del carburo di silicio. Lei ha un pezzo di carburo di silicio in bocca. E certo, a cosa serve il carburo di silicio? A fare microchip. Non è colpa mia. Ma lei ha un pezzo di microchip nell'osso. E poi dice, è nell'osso dentro, non è che l'osso, è come se l'osso, cioè non è entrato da fuori, è dentro. Non c'è nessuna cicatrice nell'osso. E cosa ti hanno detto i medici? Sono lì. Allora, i medici, 3 ipotesi di lavoro. Guardate che è troppo bello. Il primo, il medico di base, mi ha detto che te hai impestato un pezzo di ferro che mentre crescevi ti ha camminato per tutto il corpo e sei fermato. Giuro, ma vi credete che sia la più bella questa? E dice, bisogna toglierlo perché sennò, cioè, con la forza di gravità, va perso. Vi giuro. Il dentista ha detto che ho mangiato una scheggia di ferro. E fin lì va bene. Il ginecologo. Ginecologo, ragazzi, forte. Preparatevi. Quando tua madre era incinta di te, aveva nel suo apparato genitale un pezzo di ferro e tu ci sei cresciuta attorno. Ti posso assicurare
io rimango basito al telefono, mi ricordo ero nel salotto, stavo cosando e mi casca la cornetta per terra. Questo per dire le difficoltà che ha la scienza ufficiale a trattare certi tipi di argomenti. Cioè, rendetevi conto, non è colpa mia, non ci posso fare nulla. È un po' le cose che direbbe Piero Angela, sono quelle lì, no? Perché? Perché manca i prerequisiti. Quindi quando mancano i prerequisiti o si rifiutano i prerequisiti, non c'è peggio assurdo che voglio dire, come si fa? Non esiste proprio. Ecco, capite, ci troviamo di fronte a queste problematiche. Non solo, passa un po' di tempo, io dico, mi raccomando, trafuga le lastre, scappa dall'ospedale perché lì ti fanno un casino che andate umano. Lei riesce in qualche modo a scappare, i medici la richiamano a casa, no, ma bisogna vedere qui, là, lascia perdere. Sai, mi ritelefona, dopo 15-20 giorni mi ritelefona e fa, ma è successa un'altra, sai, a forza di fare lastre in destra e sinistra, non hanno trovato un altro, quello che avevo sulla fronte qui, è un microchip militare. Che io ho pubblicato anche la fotografia delle lastre di questa ragazza in tempore perché sta sul libro Alieni o Demoni, dove c'è questo microchip militare che ha delle quattro lettere dell'alfabeto ebraico tutte scritte al contrario. Scritte al contrario perché il microchip è di plastica, quindi attraverso i raggi X non si vede a meno che non fai una fotodensitometria precisa della lastra. Quando te l'hanno ficcato dentro, lei c'ha una ficcatrice qui, ficcato dentro così, al contrario, se vedono al contrario le lettere dell'alfabeto ebraico, e dice, sai, si vedono anche tutti quegli aggancini che avevamo visto noi dalla lastra, perché è agganciato alla superficie del cranio. E dicono, è questo come lo togliamo, che non si può togliere? Ecco, bravo, non lo togliete, lasciatelo lì, che tanto ormai non funziona più. Ecco, allora, questo è un caso in cui non solo... Faccio per dire il microchip, non è una mia invenzione, non è un'invenzione di questa ragazza. Per fortuna questa era già stata tirata fuori dal problema. Chiaramente ha avuto questo intoppo di questo incidente e ora la scienza ufficiale gli ha guardato per puro caso nel cervello e scopre che ci sono queste cose. Come queste palline che vengono introdotte passando attraverso il naso, no? Quello che si vede è una cosa molto strana, che però è interessante. Bud Hopkins, 1982, in America scopre che gli addotti perdevano sangue dal naso. Non scopre però altro. Scopro che se l'addotto è mancino, il sangue dal naso lo perde alla sinistra. Se sei destro, lo perde alla narice destra. Quando andiamo a fare le risonanze magnetiche di questa gente, si scopre che questa specie di pezzettino piccolo che sta all'interno del cranio è lievemente spostato o a destra o a sinistra perché è stato introdotto o a destra o a sinistra. E quando vai a fare la densitometria, l'analisi, insomma, cerchi col computer di capire bene come è fatto, è una specie di puntina di lancia che la puntina ce l'ha girata o a destra o a sinistra a secondo che te sei mancino o no. Così si viene a scoprire che il pallino dietro l'orecchio, a secondo che tu sei destro o mancino, ce l'hai o a destra o a sinistra. Perché tutti questi casini? Oppure che tu hai il disturbo all'occhio, al buco oculare, all'occhio destro o all'occhio sinistro, a secondo che tu sei destro o sinistro. Perché? Perché all'interno dell'addotto, nell'emisfero sinistro, c'è il controllo di due cose, della memoria alienativa e del lux. La memoria alienativa è quell'alieno che ha perso il corpo, ce l'aveva una volta, ma che ha ancora una mente, ancora uno spirito, non ha anima e non ha corpo, quindi ha coscienza, però non vuole crepare e allora usa praticamente un posto nel tuo cervello vuoto dove lui ci si installa, ti ciuccia la tua energia fino a che non gli trovano un posto migliore da starci, sta lì, ma nel lobo sinistro, non nel lobo destro dove regna la parte animica. La parte animica non si fa toccare da nessuno, non è perché non vuole, è perché... Spiegava uno di questi parassiti durante un'ipnosi, mentre viene fuori, perché te metti in ipnosi il soggetto, poi se apri quella zona di cervello parli col parassita alieno, non hai bisogno degli agenti della CIA per parlare con gli alieni,
apri la testa di uno e parli con quell'alieno lì. Lo psichiatra ti dice, ma questo è un pazzo multipersonale, cioè ha una ipotesi di multipersonalità. Invece no, poverino, perché tutti hanno lo stesso tipo di multipersonalità secondo il tipo di alieno che hai, come copiati con lo stampino. E l'alieno ti dice, no, non ci posso andare di là c'è la parte animica, ha un voltaggio superiore. E quindi se io vado lì mi brucia, non devo stare di qua. Gli ciuccio l'energia passando da un'altra serie di cose. E quindi ci troviamo di fronte all'aver capito che i microchip sono dalla parte opposta del lobo sinistro, perché devono parlare col lobo sinistro, dove c'è o la memoria inattiva o il lux, che è questo parassita luminoso che sta lì, anche lui, lì dentro. E quindi, siccome noi siamo fatti a croce, praticamente, tutti quelli che sono i comandi che noi abbiamo, che vengono dall'esterno e che servono all'alieno per poter interagire con la parte sinistra del cervello, devono essere messi a destra. Ma se te sei mancino, il contrario. Il problema è qui. Avevamo capito tutto. E avevamo capito tutto, nell'istante in cui abbiamo capito tutto, si è creato un altro problema, che è in via di risoluzione, anche se ora si sono creati degli altri, perché i problemi non si rischiano mai. Dopo un po' si è capito una cosa fondamentale, che gli addotti sono tutti, senza eccezione, tutti ambidestri. La maggior parte di loro lo sa, solo se glielo fai vedere, sì è vero, quello lo faccio in un altro modo, questo lo faccio con l'altra mano, ma che strano, come mai? E allora alcuni di questi hanno i microchip stranamente posti in un posto dove non dovrebbero essere, perché loro credono di essere destri, ma in realtà sono sinistri, o viceversa. Insomma, questo ci creava del casino, ma perché? Perché gli addotti sono tutti ambidestri? Vi dico come l'abbiamo... Intanto facevamo questa osservazione. Un giorno vi dico come l'abbiamo scoperto. Il top del top, sul quale stiamo ancora lavorando, perché ora si è creato un altro problema, che ora però non vi dirò, perché sennò vi incasino ancora di più la vita. Avevamo notato questo problema. Noi ci aspettavamo i microchip da una parte e invece li trovavamo mezzi da una parte e mezzi dall'altra. Ma che strano. Siccome deve tornare tutto, ci stavamo pensando quando un bel giorno ricevo una lettera. Una lettera non anonima, una lettera firmata di un militare di alto rango del nord Italia, nome e cognome, il quale mi dice: al ritorno dall'Afghanistan ho letto i suoi lavori. Io comandavo una pattuglia di X persone, 9, mi sembra di ricordare. Ci hanno preso tutti e 9 in un colpo solo. Rileggo meglio da capo. Domani ho il primo appuntamento con la psicologa. Non gli racconterò quello che sto raccontando a lei. Questa è la mia prima e ultima lettera. Dopo non le scriverò più. Però le voglio dire che quello che starei dicendo è tutto vero. E comincia a raccontarmi di una serie di cose. Mi racconta anche che il suo gruppo al ritorno dall'Afghanistan, gli altri 9 che erano con lui, hanno raccontato tutto alle autorità superiori. Lui se ne è ben guardato. Ed infatti i primi 3 sono stati dimessi perché accusati di avere una sindrome post-bellica. Altri 2 sono morti in 2 strani incidenti automobilistici. 2 sono drogati persi e sono finiti fuori di testa. E un altro domani lo ricoverano al CTO. Io sono rimasto l'ultimo. E non ho nessuna intenzione di raccontare una mazza a nessuno. Solo che però mi sto chiedendo un sacco di cose. Questi strani esseri, che sembrano dei coccodrilli in piedi, quando io sono disteso su questo strano tavolino di ferro, che parlano e dicono sì sì, questo non gli possiamo far fare le missioni, tanto lui è abituato a fare queste cose. Oppure quando quel giorno, tornando a casa, al semaforo come al solito, ho perso un sacco di tempo, torno a casa, la moglie mi guarda e si mette a ridere. Cosa hai fatto? Scopro allora che avevo la divisa con tutte le mostrine al contrario. Le mostrine al contrario. Se c'è un cannoncino che sparava a destra, poi il cannoncino sparava a sinistra. Non sarò mica una copia? Dice così. Da quel momento, mi si è aperta la testa. Ecco perché gli addotti sono tutti ambidestri.
vuoi vedere cosa succede. Ipotesi di lavoro. Quando ti copiano, la tua copia è il contrario di te, quindi il tuo lobo destro finisce a sinistra e viceversa. Quindi se tu sei destro, la tua copia sarà mancina. E chiaramente quando poi le memorie vengono rimesse dentro, per compattarle, la memoria della copia deve compensare la tua memoria, perché sennò tu non ti ricordi niente di dove sei stato, cosa hai fatto, eccetera, eccetera. Avresti dei buchi di memoria pazzeschi. E allora chiamiamola coscienza della memoria, la consapevolezza della memoria della copia entra dentro di te. Se la copia è mancina, vuoi vedere che ha sparato con la sinistra? Comincio a chiedere questa cosa in giro. La ragazza, questa qui, quella del microchip, gli telefono e dico: senti, ma hai mai sparato con la sinistra te? Te sei destra, ma sai, sono destra. Hai mai sparato con la sinistra? Sì, ho sparato con la sinistra, in effetti. Lo sai, quella volta che siamo andati a Gardaland, sì, ci sono andati io e una mia amica maggiore della Marina, e siamo entrati dentro questa tunnel, dove a un certo punto ti danno una pistolina e c'è da sperare con delle cose mentre passi, poi ti danno il punteggio. La mia amica ha fatto 10 punti. Io, sparando con la sinistra senza neanche guardare, ho fatto lo score più alto di tutto il periodo da cui hanno cominciato questo giochino. Chiedo a una... Ganzo! Allora, chissà come mai? Dai, lo so io, non ti preoccupare. Lo chiedo a un'altra ragazza, l'altra ragazza mi dice: mio marito è venuto a casa con uno dei suoi stupidi giochini, queste freccette di ferro che si sparano così, pim pim pim, e mi ha detto: provaci anche te. Io ho sparato però con la sinistra, ho fatto 10 tiri su 10 centri, lui non ci ha azzeccato nemmeno uno. Comincio a capire che l'ipotesi di lavoro poteva essere vera. Ecco perché gli addotti sono ambidestri, perché non se ne accorgeranno mai, ma se nella loro vita fanno qualcosa che loro normalmente non fanno, ma che ha fatto la copia l'ha fatta con la sinistra, quella cosa lì. E probabilmente questo produce un'altra serie di problemi che è legata alla bustrofedia, cioè al problema che sovente l'adotto quando scrive le lettere al contrario, in modo speculare, fa dei casini tremendi. Però piano piano avevamo una chiave di lettura che diventava sempre più chiara. Allora, è dura, prima di dirvi questo, però tutto torna, piano piano le cose tornano, il quadro comincia a diventare chiaro. Non solo noi abbiamo una metodologia per liberare l'addotto dal suo problema. Quando è che la metodologia fallisce? La metodologia fallisce quando l'addotto non ha nessuna voglia di abbandonare il suo carceriere, il suo schiavizzatore. Dopo, se anche il Lux mi abbandona, io rimango da sola, mi dice. Si crea quello che è il problema della sindrome di Stoccolma. Sapete, la sindrome di Stoccolma è quella situazione a cui gli psicologi hanno dato questo nome, perché a Stoccolma, in una banca, tanti anni fa, alcuni rapinatori bloccarono alcune persone, un paio di persone, quindi erano in cinque, e per alcuni giorni la polizia fuori, i rapinatori con gli ostaggi dentro, gli ostaggi non si mettono praticamente a fare il tifo per i rapinatori. Patricia Hirst viene rapita e non si mette poi a fare le rapine un anno dopo con il suo rapinatore. La sindrome di Stoccolma, perché accade questo? La sindrome di Stoccolma ti prende quando ti hai dei problemi sulla affettività. Problemi sulla affettività, cioè a me non mi vuole bene nessuno. A me non mi vuole bene nessuno, almeno il mio schiavizzatore si è interessato di me. Almeno mi ha dato un cazzotto nel cranio, ma questo vuol dire che comunque io gli sono interessata. Mi ha fustigato, ma almeno ha fatto qualcosa, i miei genitori mi cagavano zero. Almeno lui, frustandomi, mi fa capire che esisto. E quindi c'è un rapporto tra te e il tuo schiavizzatore, così con il Lux, con il tuo parassita. Ma lui mi dice che mi vuole bene, e vabbè. Ma se dopo lo caccio, come faccio io senza di lui? Ci rendiamo conto? Ecco, questo qui, se non gli fai cambiare idea, non lo tirerai mai fuori dal problema, mai più.
fuori dal problema, fine. E in qualche modo io da una parte mi trovo di fronte a dover tentare di tirar fuori persone che non vogliono guarire. Te devi, se vuoi guarire dal tuo problema, lo devi volere te. No. Il problema della medicina è legato al fatto che io sono uno che crede, ora dirò, l'eresia più grande dell'universo. Io credo che le malattie nascono in testa. E come nascono in testa le malattie sul corpo, psicosomatiche, la testa te le guarisce. La testa te le guarisce, certo. Cosa succede, per esempio, alla nostra addotta, si chiama Daniela questa, è la figlia di un medico napoletano. Lei era addotta, 6-7 ipnosi, l'abbiamo tolta dal problema. Mentre la togli dal problema, la sua parte animica, quella con cui parli in ipnosi, acquisisce coscienza di sé. Mentre all'inizio delle prime ipnosi lei diceva, ma lo sai che ci sono questi signori che vengono a prenderti? Sì, ma perché? Cosa ci faccio? Che mi frega? Quando arriva in fondo è la parte animica che dà gli ordini, che ti dice ho capito tutto, ora questi sono stronzi, ora li brucio, li fulmino, li faccio... Beh, soggetto liberato dal problema, mi telefona un giorno e mi dice, sai devo andare giù a Napoli perché mi hanno telefonato i miei che mia zia ha un tumore al colon ed è ricoverata in ospedale, in coma. La ragazza va in ospedale, fa la notte alla zia. Durante la notte la parte animica di questa ragazza esce dal corpo, tocca la zia, il giorno dopo la zia torna a casa perché non ha più un tumore. Questo è quello che fa la parte animica. Normale. Non è un problema. Uno dice, porca puttana, allora vuoi vedere che... è certo, però questo tipo di discorso è difficilmente accettato dalla scienza ufficiale. Ma certo che funziona. Come te distruggi un microchip con la forza della tua volontà, della tua parte animica, come fai bruciare una sedia su cui eri seduto 5 secondi prima, che prende fuoco, che sembra la spada di Obi-Wan Kenobi, tagliata a metà, come ho fatto vedere una volta a un convegno, perché dice, il lux mi stava riprendendo, la mia parte animica l'ho fatto fuori. Però prima mi sono alzato dalla sedia, davanti alla mamma, la quale vedi sta sedia, fu divisa in due così, ti rendi conto? Quindi la parte animica fa queste cose. Questo però che cosa prevede? Questo prevede un'acquisizione di un concetto della nostra realtà completamente differente e ci pone in un'ottica diversa. All'inizio della nostra discussione noi eravamo dei poveri tapini, vengono gli alieni e ci fanno un culo così. Alla fine della discussione noi facciamo un culo così agli alieni. Solo che non lo facciamo perché non abbiamo coscienza di noi. Cioè noi abbiamo coscienza, ma non abbiamo consapevolezza di averla. Questo è il problema fondamentale, cioè non sappiamo chi siamo, non abbiamo coscienza dei nostri limiti. In realtà quello che si vede è questo. L'addotto esce e ha facoltà paranormali, che poi sono normalissime perché tutti hanno questa cosa dentro, solo che tu con la tua ipnosi gliel'hai tolta, gliel'hai tirata fuori. Mi ricordo sempre questo caso, perché è importante questo caso qui. Quando io ho cominciato a fare questi tipi di discorsi, un certo numero di persone che ha capito l'antifona mi chiama e mi dice, sai, ho questa malattia qua, io te mi metti in ipnosi, io parlo con la tua, con l'anima, convinco l'anima che io voglio guarire e guarisco. Dico, guarda che non è così semplice. Prima di tutto io non lo posso fare perché sennò la Chiesa mi fa un mazzo tanto. La scienza mi fa un mazzo tanto. Le case farmaceutiche mi fanno un attentato perché non vendono più la medicina neanche a pagarla oro. E lo psichiatra di prima, poverino, va a casa come l'aretino Pietro, con una mano davanti e l'altra di dietro. Allora non si può, io non lo posso fare, ci tengo ancora a vivere. Uno insisteva, a un certo punto ho detto, va bene, viene dalla Sicilia questo signore con la sclerosi multipla placche. E viene un po' zoppicando così, e mi viene a trovare a casa tantissimi anni fa. Allora io pratico l'ipnosi, lo metto in ipnosi, la sua parte animica esce, lui parla con la sua parte animica. Quello che succede durante la parte animica è un miracolo, ma un miracolo molto banale, sebbene molto importante. Lui capisce perché è malato. In quell'istante il miracolo è che acquisisce coscienza della sua malattia e non la rifiuta, la accetta. Torna a casa contento. O non è guarito. Questo cosa vuol dire?
vuol dire che prima di guarire il corpo, come diceva il povero Platone, povero disgraziato, prima di guarire il corpo devi guarire la testa, devi guarire l'anima, perché se no psicosomatica, se no guarisci a metà o comunque non guarisci per bene. Questo è quello che succede. T'ho detto, Piero Angela, per carità di Dio, non ne parliamo nemmeno, sono situazioni tremende. E poi ci sono altri aspetti della ipnosi che sono venuti fuori come una situazione collaterale, perché noi in fondo avevamo cominciato il discorso col dire, ci sono gli alieni, dobbiamo liberarci di questo problema, ok? Sì, gli alieni sono fatti così e così, abbiamo trovato un sacco di cose, gli scamottaggi funzionicchiano, evviva, facciamo acquisire coscienza. Ecco, facciamo acquisire coscienza voleva dire liberare gli addotti dagli alieni. Il nostro problema cambiava totalmente. Il target, l'obiettivo finale non era cacciare gli alieni, ma era acquisire coscienza. È incredibile questa cosa qua. Cioè, a noi gli alieni ci sono serviti per capire come siamo fatti. Gli alieni volevano da noi una cosa che noi non sapevamo neanche di avere. Quasi quasi li ringraziamo, Chissà perché mi viene in mente di ringraziare qualche politico che non se ne vuole andare a casa. No, è proprio un ho avuto un flash. Un altro mancato, un momento di messo in time. Allora, con le ipnosi sono venute fuori delle cose veramente incredibili. Voglio fare questo esempio, perché questo ne vale la pena. Faccio questa ipnosi, vi permetto subito, con un ospite che era venuto a vedere l'ipnosi. L'ospite era un professore cattedratico dell'Università di Pisa, del Policlinico di Pisa, il quale si interessa della terapia del dolore e lavora con gli psichiatri che fanno le ipnosi. Lo metto lì, stravolto poi, però è uno che si presta nella collaborazione, quindi non è banale trovare persone che a un certo livello vengono, si interessano, cercano dei capi. Non è banale. Anche perché a Pisa abbiamo Cassano, e Cassano è uno di quelli che te vai da Cassano, Cassano non ti guarda nemmeno. Se non ci andare il mercoledì perché il giovedì fa l'elettroshock, no? Sabato gnocchi, domenica trippa, giovedì l'elettroshock. Nonostante che sia vietato dalla regione toscana, e non se ne fotte, tanto il capomassone 33, che gliene frega a lui? Elettroshock. Sai che cosa vuol dire fare elettroshock? C'hai presente il computer. Te c'hai un computer, nel computer ti entra un virus. E il computer si impalla. Te cosa fai? Lo spegni. È come fare l'elettroshock. Quando lo riaccendi, il computer riparte. Lo sapete, è vero, che è la terza o la quarta volta che il trucchetto non vi funziona più e il computer lo buttate. Ecco, così il cervello del povero elettroshockato. Per qualcuno che vi dicesse se mai l'elettroshock funziona. Sì, la prima volta, la seconda, la terza e poi puff. Allora facciamo ipnosi. Questa è una delle ultime, forse la penultima ipnosi che abbiamo fatto. Poi voglio dire questo. Ora prendo un altro punto. Lei deve ricordare alcune cose importanti delle sue adduzioni passate. Ogni tanto mi sfugge la mano e però devo fare in modo che il soggetto finisca di raccontare quello che stava raccontando. È un po' come una barca che deve andare da sola. E per una serie di motivi che in questo momento non ricordo, lei entra in risonanza con quella che è la memoria di una sua vita passata. Brian Weiss. Non esiste un psichiatra americano che utilizza l'ipnosi regressiva per curare i suoi pazienti facendogli rivivere le esperienze dei contenitori passati. Noi abbiamo un altro modo di vedere le cose che è un pochino più moderno. Siccome non c'è lo spazio e non c'è il tempo, non c'è nemmeno la memoria, non ci sono le vite passate e le vite future, tutti i contenitori tuoi già vissuti e quelli futuri che devono ancora vivere, in realtà stanno vivendo in contemporanea, tutti contemporaneamente, tutti nell'unico istante, tutti nell'unico momento. Ora, per spiegare questa cosa mi ci vogliono 2 ore e un po' di fisica quantistica, quindi la voglio risparmiare questa cosa. Comunque l'ho scritta su internet, quindi c'è scritta. Sì. Poi vi dico dove. Questa ragazza diventa Rawati, poi io, questa si mette a parlare arabo. Il fenomeno dell'alloglossia o della xenoglossia in ipnosi è banale,
cioè te ti colleghi con una vita passata tua, tu sei un antico arabo e questa parla in arabo, senza problemi, parla, scrive, non è un problema. Tantissimi casi abbiamo avuto di questa cosa qui, no? C'è un motivo perché va a finire lì, perché la sua esperienza dell'adduzione, la sua parte animica ha bisogno di darmi una informazione. La parte animica vuole che io parli con Rawati, che è un maschio. Io poi vado a vedere su internet che vuol dire Rawati e scopro che è il nome di un maschio, perché sennò, come Giuseppe. E mentre lui parla in arabo, noi cerchiamo di capire l'arabo, perché vi posso assicurare che io l'arabo non lo so, però per fortuna si riesce a capire qualcosa. E quando gli si chiede a Rawati cosa ci fai lì, chi sei, che lui dice delle cose che anche se sono in arabo si capisce cosa vuol dire. E gli si chiede del problema dell'alieno, perché è il problema dell'alieno, ricordiamoci il fattore scatenante. E lui dice che il suo chi lo comanda, il suo capo è Horus Ra. Horus Ra. E che vuol dire Horus Ra? Io intanto scrivo Horus Ra. Chi è Horus? Da dove viene Horus Ra? E Rawati risponde: Al-Nitak Orion. Al-Nitak Orion, Horus Ra. E poi aggiunge: Akut Kufu. E noi lì. Kufu, Kufu. E noi lì. Non c'è assolutamente, e lo ripete più volte. E poi gli si chiede cosa fa, e lui in italiano interagisce e dice che Rawati è quello che porta gli esseri umani a Horus Ra. Horus Ra li mette in un cilindro e gli prende l'energia. E l'energia, e c'è qualcun altro che prende l'energia? Sì, anche il serpente. E poi basta, perché non ce n'è più per nessuno. Risponde così: come è fatto Horus Ra, che viene da Al-Nitak Orion? Horus Ra è alto 4 metri, c'ha il becco, c'ha una specie di barba che viene qui, un buco qui nel centro della testa, e poi c'ha delle alette dietro che quando le apre sembra il faraone, con la barba sacra, così. Quando noi poi andiamo a fare uno studio su questa cosa, scopriamo che le dinastie dei faraoni arrivano fino a un certo punto, poi ci sono dei nomi che non possono essere collocati. I faraoni predinastici, che sono quattro, il secondo faraone predinastico, cioè quello, il secondo in assoluto, che corrisponde al momento, perché il primo è Horus Scorpione, il secondo è Horus Ra. Horus Ra è, con il faraone Scorpione, sono i due faraoni dei, non uomini divinizzati, sono dei che vengono da Al-Nitak, Akut Kufu. E allora bisognava capire. E allora si scopre una cosa importante. Orion. Sapete che la cintura di Orione ha un certo numero di stelle. 3, 4, 5, 6, 7 sono le più luminose. Di tutte le 9, chiamiamole ancora più luminose. Le tre stelle della fascia di Orione, la prima, quella in basso, si chiama Al-Nitak, che vuol dire fascia, tra parentesi, in arabo. È interessante. E cosa cavolo c'entra Akut Kufu? Akut Kufu, te vai, Kufu è il faraone Cheope. Kufu vuol dire pietra. Infatti nella religione poi ebraica, Pietro, su questa pietra che fonderò la chiesa, in realtà il Pietro della religione cattolica altro non è che il faraone Kufu, detto dagli amici Cheope. E il faraone Cheope ha la piramide di Cheope. La piramide di Cheope, oggi come oggi, nella traduzione letterale accadica, viene detta Akat Kufu.
che evidentemente questo signore mi pronuncia con la vera pronuncia, Akut Khufu, che vuol dire pietra accadica. Gli accadici, ce l'avevano già questa piramide davanti, e la chiamavano la pietra accadica. Allora la cosa interessante è capire che la pietra accadica, cioè la piramide che noi conosciamo come Cheope o Khufu, è la stessa piramide che Boval indica come quella che corrisponde alla stella Al-Nitak della costellazione di Orione. Ganzo, questa ragazza che parla arabo, ha messo insieme tre cose di cui non sa assolutamente nulla, e me l'ha detto anche in arabo: Khufu, Horus Ra e Al-Nitak. Tutte che corrispondono esattamente al modo che ha Boval e altri di vedere la posizione delle piramidi come esattamente sono le posizioni delle stelle di Orione. Interessante. E cosa fa Horus Ra? Horus Ra prende l'energia da questi corpi, e però ora non fa più così. Ora li prende e li mette dentro, non più dentro i cilindri. C'è un buco nella piramide di Cheope, dice Rawati, e lui ci mette dentro i corpi e lì dentro gli prendono l'energia. Nella vasca della piramide, dice, tenete presente che questa non ha assolutamente idea di cosa sia l'arabo, no? Non ha assolutamente idea di cosa sia Akut Khufu, non lo sapevo nemmeno io, voglio dire, nemmeno lei. Quindi utilizzare dei termini accadici ti indica esattamente la situazione delle piramidi. Vi voglio ricordare anche questo fatto, che in una ipnosi fatta 10 anni prima su un soggetto completamente diverso, era un operaio che faceva vasi di plastica il turno di notte, quindi a terza media. Questo, quando esce fuori la sua memoria aliena attiva durante un'ipnosi di biondo a 5 dita, sapete, ci sono dei momenti in cui la tensione dell'ipnosi è molto forte, quindi io cerco di fare delle domande che non servono a niente, solo per abbassare la tensione. Allora, al biondo a 5 dita che faceva lo sbruffone, gli chiedo a bruciapelo una cosa di cui non me ne poteva fregare meno: chi l'ha fatta la grande piramide? E lui risponde: ah, non lo so, 12.000 anni fa, quando siamo venuti qui, c'era già la memoria aliena attiva del biondo a 5 dita. Vi rendete conto di come questa cosa può essere legata a quella che sarà un'ipnosi di 10 anni dopo con un'altra persona che ti racconta queste cose? La cosa importante è che l'ipnosi regressiva poteva essere utilizzata, ecco la situazione borderline, utilizzata anche per scoprire qual era la nostra vera storia. E si capisce esattamente che la nostra vera storia non è quella che è scritta sui libri, con pace di Zaki Hawass che sta a prendere il sole in Egitto. Ma c'è un motivo fondamentale. Il motivo fondamentale è che Zaki Hawass sa perfettamente che quello che racconta è una bugia. Lo sa perfettamente dal mio punto di vista. Solo che lo deve dire per un motivo politico. Le piramidi sono la rappresentazione dell'antico splendore del popolo egiziano. Se si viene a scoprire che le piramidi non hanno fatto gli egiziani vengono riparacadutati in basso come dei pastori del deserto. E invece la politica dell'Egitto vuol far vedere che gli egiziani hanno un passato importante, quindi le piramidi le devono aver costruite per forza gli egiziani. È un problema solamente politico. Lui lo sa perfettamente che le cose non sono come le racconta, però qualcuno dei suoi servizi segreti e dell'Egitto evidentemente gli fanno pressioni perché questa cosa venga raccontata in questo modo qui. Allora, morale della favola. Io prendo sempre, se no poi andiamo troppo in là. Morale della favola. Con l'ipnosi si riusciva a fare un sacco di cose. Voi legati al problema dell'autoguarigione, voi legati al problema dell'acquisizione di notizie che sono fuori dello spazio e fuori del tempo, voi alla costruzione di fenomeni di natura paranormale. Ma tutto questo poi ci faceva capire una cosa importante. Ovviamente ci sono poi dei glottologi a cui te fai vedere queste cose e loro ti dicono: porca puttana, sapete questa ragazza Daniela? Daniela, che ora ha superato il momento critico della sua adozione, la sua parte animica è in grado di fare delle cose allucinanti. Una sera, mentre lei scriveva al computer, i caratteri dall'italiano gli sono passati all'ebraico automaticamente.
Ce l'avete presente cosa vuol dire cambiare col computer il canale dall'italiano all'ebraico? Che io ci metto 10 minuti perché non so come si fa. E lì passava dall'ebraico all'italiano al greco, dall'italiano all'ebraico al greco. E lei era in uno stato, chiamiamolo confusionale, cioè di acquisizione di coscienza differente. E la sua parte animica utilizzava questi canali in multilingua, sul computer, davanti ai suoi parenti e a un altro con cui stava parlando a 30 km di distanza attraverso il computer, che lei dice, che cazzo sta scrivendo questa qui? Allora noi abbiamo preso questi caratteri, li abbiamo ritradotti e hanno un significato vero, non sono lettere pigiate a caso, vogliono dire delle cose precise che hanno a che fare col nostro passato, con la nostra religione, con gli antichi miti. Per dire, perché quando l'anima si è liberata dell'alieno, comincia a pazziare, cioè se ne va in giro per l'universo, ti dice delle cose. È come se l'anima che è stata bloccata lì da sempre, dall'alieno, per tutta la vita, in quell'istante per la prima volta vive, e allora gioca, e va in giro, e vuol fare un sacco di cose, e te fai fatica a dire, stai nel tuo contenitore un attimo, 5 minuti ferma, che sennò succede casino. Perché poi la mente non capisce, e allora ti hai flashback in continuazione di tutti i pezzi delle tue vite passate, e il tuo cervello finisce male. E allora c'hai da lavorarci sopra un'altra volta per cercare di riportare il soggetto in una situazione che non sia più schizofrenica per l'alieno, ma che potrebbe diventare schizofrenica perché la tua parte animica ti ha preso il via. E allora ci sono tutte queste tecniche di acquisizione di coscienza e parlare con anima. Anima sapete all'inizio com'è. Anima è quella cosa che tu entri dall'altra parte dello specchio e parli con la tua anima. Lo sai che il tuo contenitore viene preso da questi signori che vengono da fuori? Sì, lo so. E allora cosa ci vuoi fare? Ah, perché ci posso fare qualcosa? Ma non lo so, dico, lo sai che lo... Cosa vogliono? Non lo so. Vogliono te, vogliono me. Guarda, vogliono te, si vede che vogliono te. Ah sì, e cosa ci fanno? Ah, non lo sai, te lo devo dire io. Ci fanno questo, questo, questo e quest'altro. Guarda nel tuo futuro, se non fai niente cosa succede? 30 secondi di silenzio e poi... Eh no. No, no, non va mica bene così. No. Questi non devono mica più venire a prendermi. Ha visto? La parte animica ha tutta la biblioteca d'Alessandria davanti. È venuta per fare la sua esperienza. Ok, io arrivo e gli dico, senti, per favore, leggi subito questo libro qui, gli altri li leggi dopo. Ecco cosa vengo a fare. Solo quello. E la parte animica è carina perché ogni tanto ti fa vedere il PowerPoint nella testa. Perché quando in ipnosi profonda questo succede, te chiedi alla parte animica una cosa e senti, lei ti risponde prima che tu abbia neanche pronunciato la cosa. Oppure succede, mi ricordo una volta con questa ragazza, Daniela, l'ultima ipnosi che avevamo fatto per stabilizzarla, perché questi problemi continui con le vite passate la rendevano un po' schizofrenica. Quindi l'abbiamo messa in ipnosi, gli abbiamo detto alla parte animica, guarda, te non fare così, perché la mente prende un'immagine alla sola alla volta, non puoi fargli vedere 6.000 vite, ma la coscienza deve essere presa, ho capito che deve essere presa la coscienza, però la tua parte animica non è capace, cerca di moderarti, ah vabbè, cercherò di farlo, ha fatto per 2-3 mesi, poi gli ha risparato l'immagine, che gli piace. È perché la sua coscienza è come quella di un bambino piccolo, gli devi insegnare tutto. E allora l'ultima ipnosi che serviva per stabilizzarla, a un certo punto stiamo per finire e io, nelle ipnosi classiche, profonde, quelle che ormai non facciamo quasi più, dico alla sua parte animica, prima di chiudere vuoi dirmi qualcos'altro? Perché una volta mi sono trovato che stavo chiudendo l'ipnosi e la parte animica mi ferma e dice no, ferma che ti devo dire altre cose. Allora per evitare che questa cosa si ripeta, gli chiedo, mi vuoi dire qualcos'altro? Questa sta zitta e io penso, chissà come finirà tutta questa storia, ma lo penso nella testa. E lei mi risponde, e lei mi dice, gli alieni hanno perso, i militari romperanno ancora le palle per un po', però hanno perso anche loro. E poi si va tutti di là. E io penso, chissà come sarà di là, ma lo penso. E lei mi fa, lo vuoi vedere? E io sì, PowerPoint nella testa. Lo vedi come è fatto di là? Cioè, o comunque, la mia coscienza, lo ridico, la mia parte mentale
trasforma l'archetipo in immagine, magari non ha niente a che fare, perché io non sono capace di tradurre un archetipo in modo corretto, però quello che succede è questo. Tu lo vedi? Funziona così. Quindi abbiamo molte barriere ancora da passare. Siamo solamente alla punta dell'iceberg. In fondo l'alieno ci è servito per capire delle cose che non sapevamo neanche di noi, che siamo fatti da anima, da mente, da spirito, che sono tre cose che hanno una coscienza, che quindi sono vive, mentre il corpo è come un cappotto. Il cappotto è morto anche quando siamo nati. Te c'hai un cappotto che si muove, che è il corpo. Il cappotto non ha coscienza, è morto. Il cappotto all'inizio è giovane e bello, l'hai comprato di fresco, poi invecchia e alla fine lo butti, ma non è vivo, è un contenitore, cioè, i cristiani direbbero, è il contenitore della Santissima Trinità, dove la Santissima Trinità è anima, mente e spirito, non a caso. E poi, ultima cosa che vi voglio dire, poi mi chiedo, perché mi è venuta in mente ora, così siamo andati un po' a braccio, perché sono esperienze interessanti queste cose qui. Mi sono trovato in una situazione in cui pensavo che non mi sarei mai trovato. Mi sono trovato una volta in una situazione, no, più di una volta in realtà, in cui la persona che avevo in ipnosi era la coppia. Non mi c'ero mai trovato. Allora facciamo questa ipnosi, si comincia a fare il solito percorso. Questa persona era già stata sistemata con l'ipnosi 3, 4, 5 volte, quindi andava in ipnosi in 5 secondi. Facciamo il solito percorso e vedo che il soggetto, mentre sta andando in ipnosi, comincia ad avere dei movimenti distonici del corpo. Dico, strano, non me l'ha mai fatto. C'è qualcosa che non mi torna. E va in ipnosi con una velocità superiore. Allora io prendo la sua parte animica, perché la tecnica era quella, gli dico, e ora tu andrai all'inizio del tempo. All'inizio del tempo è quel punto da dove la parte animica può vedere tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, può fare tutto quello che gli pare, perché è da lì che si vede tutto. E ora, domanda di controllo, cosa percepisci? No, cosa vedi, no, cosa senti, cosa percepisci? Perché la parte animica è cinestesica, non esiste la vista della parte animica. All'inizio del tempo c'è solo la percezione. Cosa percepisci? Ha sempre funzionato questo trucco in un modo incredibile. Parte animica risponde, niente. Porca puttana, come niente? Ma ha sempre detto, vedo la galassia, oppure vedo buio, vedi qualcosa, ma niente è un po' pochino. Allora, io cerco di no, guarda bene, sai come fai, che lì poi, cioè, non è che, cioè, non sai come fa. E a un certo punto, guarda il tuo contenitore, gli dico, lo faccio per farla in qualche modo sdoppiare e fargli vedere, il tuo contenitore è lì, te sei qui, guarda il tuo contenitore, quello è il tuo contenitore. E questa cosa gli risponde, quale dei due? Come quale dei due? Quello! Quello che è seduto sulla mia poltrona. Ma quello non è quello vero, quello è la copia. No, guarda il tuo contenitore, lo vedi? Quello lì è il tuo contenitore. No, quello non è quello vero. Quello vero è di là. Come di là? Io insisto per un po'. Questa mi diceva sempre così. Di là dove? Allora a un certo punto mi arrendo e dico, ma vuoi vedere che questa è la coppia? È per questo che non mi vede niente, perché non ha memoria di una mazza e quindi non gli posso far vedere all'inizio dell'universo. Allora ripropongo le domande in un altro modo e mi accorgo, te dove abiti? Dentro l'armadio numero 25, ecco, lo sapevo. Chi c'è con te? Il numero 24 e il numero 23 accanto, uno a destra e uno a sinistra. Ah, e chi è che ti viene a tirare fuori dall'armadio? Quello vestito come te, quello come te. Quello come te vuol dire l'uomo, il militare. Ah, capisco subito, ti frego io, cioè, allora vedrai, ti frego io. E allora, perché lì bisogna essere un po' napoletani, per dire. E dico, allora
Io vorrei che ora tu mi raccontassi quella che è stata l'ultima operazione in cui sei stata utilizzata. Ora conterò fino a tre e poi tu mi racconterai dell'ultima operazione in cui sei stata utilizzata. Uno, due, tre. E lei mi risponde. Riconoscimento vocale non riconosciuto. Porca puttana. Come riconoscimento vocale non riconosciuto? Così. Così. E quando sei lì, poi non sai più come fare. Ora, poi io me la sono rigirata in un modo... ci ho perso 10 kg, perché il problema è stato quando l'ho tirata fuori questa persona dall'ipnosi. Cosa faccio? Sai, abbiamo scoperto che sei una coppia. E cosa gli dico? È l'originale. Io ho dovuto fare un giro, non ve lo sto a raccontare perché è una cosa tremenda. Però abbiamo capito un sacco di cose, che lavorando sulla copia potevamo collegarci con l'originale, perché la parte animica è anche nell'originale, e nella copia nell'originale, nella copia nell'originale, è come un computer in linea, in tutti, e quindi siamo riusciti a fare una cosa che io ho avuto fortuna. E l'originale mi è stato... sono riuscito a immettere un ordine post-ipnotico nel soggetto, dicendogli quando torna l'originale mi telefona. Nel giro di 24 ore mi ha telefonato questa ragazza e mi ha detto sto bene, sono tornata. Dico, ma perché mi telefoni? Ah, non lo so, però sto bene, sono tornata. Cioè, l'ordine era partito in automatico. Quello che succede è che tiri fuori la copia dalla ipnosi e gli devi dire, perché non mi volete dire nulla? Non è come le altre volte che te mi dicevi tutti, no, guarda, c'è un problema che... E gli ho detto, guarda, te l'ho detto, a questo punto abbiamo scoperto perché che sei una coppia. La reazione è stata a cambiare il discorso, non gliene fregava niente, non gliene fregava niente. Noi abbiamo fatto il discorso, c'era sempre un testimone accanto che era un suo amico che la teneva in continuo sotto controllo, giornalmente. Cioè, noi avevamo questa persona monitorata da due o tre suoi amici, in continuazione. Lei, quando torna la copia, mi telefona e dice, anche se sono cose strane, ci dobbiamo rivedere, e abbiamo fatto un ulteriore, però non credo sia stato proprio l'ultimo, e con il suo amico lì, lei non si ricordava minimamente che una settimana prima era stata a casa mia, io, a casa tua. A fare l'ipnosi, io, con lui, e quando mai? Non se lo ricordava. Perché non era la sua memoria, non aveva memoria di questo fatto, perché era la memoria della copia. La copia è assolutamente inespressiva e inemotiva. L'avevo vista subito quando era entrata a casa mia, che aveva qualcosa di diverso fisicamente, non era emotiva, era ferma, era fissa, era stazionaria, era statica. Non avendo la parte animica, non aveva il complesso dell'emotività, zero. E gli chiedo, allora prima di mandarla a casa, ho fatto la prova del 9. Gli ho detto, senti, e quel microchip che avevi sotto il dente? Ah, sono stato dal dentista stamattina, non mi ha detto niente, non c'è. E certo che non c'è, era la copia. E quel microchip che avevi dietro l'orecchio? Dietro l'orecchio? No, no, dietro l'orecchio non c'è niente. La settimana dopo ci riaveva tutti i due microchip. Capito come funziona? Quindi ci siamo trovati a dover gestire delle situazioni che vanno al di fuori di ogni mente umana. Però ora, al di fuori di tutto questo, abbiamo cominciato a comprendere che ci sono dei canali, delle chiavi di lettura, delle situazioni in cui noi possiamo lavorare. Quel parametro che conta, e qui chiudo veramente, l'unico parametro che conta, l'unica arma che abbiamo a disposizione, una però potentissima, è la coscienza. L'alieno ha la tecnologia, noi abbiamo la coscienza. Che differenza c'è? Semplice. Come si misura l'evoluzione? A voi vi fanno credere che l'evoluzione si misuri con la tecnologia. Un essere evoluto ha tre telefonini, uno meno evoluto suona col tamburo. Non è così. L'essere evoluto è quello che ha coscienza e consapevolezza di sé. L'altro è un coglione anche se ha tre telefonini. Ecco, e con questo lo faccio.